Solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Ed eccoci, buonasera e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport, perché noi vogliamo capire l'uomo dietro allo sportivo. Chi abbiamo in studio con noi oggi? Beh, vi dico solo che avremmo dovuto rifare un po' tutte le misure, perché supera i 2 metri. Chi è? Guardiamolo dalla clip selfie. Chi c'ha fede? E chi c'ha fede? Chi c'ha fede, ragazzi, è fortunato, cioè, ma l'avete visto? Ecco, qui mi vedete anche da dietro, nei miei 2 metri. Ciao Fede, ciao, mi trovo in palestra qui a Cuneo in questa bellissima giornata di sole. Tu sai benissimo che io sono pugliese, quindi vorrei tutti i giorni il sole. Quindi quando capita siamo tutti più allegri e felici. Cerco di lavorare un pochino perché devo mantenere il mio fisico, insomma da quando ho smesso devo curarlo un pochino di più, perché insomma io sono anche di buona forchetta e quindi sempre da buon pugliese, e quindi devo scappare qui a sudare un pochino. Ci vediamo tra molto poco e basta, non aggiungerei altro, perché sennò da te che te vengo a dire? Chi c'ha fede? Chi c'ha fede? Mi fermo qua. Ciao! Signori e signori, il gigante buono della pallavolo, leale, testardo e determinato, Luigi Mastrangelo! Ma che piacere averti con noi! Hai fatto una clip selfie fantastica. C'è da rifare un po'. C'è da rifare un po' le misure. Per la precisione 2,02 metri, giusto? 2,02, sì. E adesso ne in parleremo. In questo momento con sì, un paio di centimetri di tacchetto sono anche 2,4. Allora Luigi, hai bisogno di poche presentazioni perché il nostro pubblico ti conosce ampiamente, insomma diciamo mi che hai vinto piacere. Di tutto e di più. Presenza in nazionale 360 e? Quasi 370, sì, 365 credo. Addirittura. Ho perso il conto. Addirittura. Perdonamela. Senti, allora iniziamo a conoscerti meglio con C'è Fede e Fede. C'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, fede. Luigi, la fede nella famiglia. Tu arrivi da una famiglia semplice ed è bene raccontarlo perché poi hai fatto una grande carriera e perciò tante persone si confrontano anche con queste cose. La mia famiglia, sì, come detto, arrivo da un paesino umile, quindi con una famiglia altrettanto umile che, insomma, diciamo, nella mia carriera mi ha aiutato tantissimo, soprattutto nei momenti difficili, un po' meno mio padre, perché come ti avevo anticipato lui non era tanto d'accordo, diciamo, in questa mia nuova questa avventura. Cosa, sì, mio padre mi voleva poliziotto, come tutte le famiglie, insomma, in meridione cercano di sistemare i propri figli in un posto statale. Questa è un po' la mentalità, un po' come il film di Checco Zalone, no, lo ricordiamo tutti, sì. No? Il posto fisso, il classico. E quindi questa mia scelta, no? Questo mio avventurarmi per una strada che non è solita in Meridione, perché un padre, una madre, soprattutto un padre, non si crede tanto nello sport. Quindi mio padre per un anno, forse anche due, non ricordo bene il momento, non mi parlava. C'era, addirittura non sì, ti rivolgeva, sì, non mi parlava, la parola. Io chiamavo a casa e parlavo solo con mia mamma, perché lui, insomma, non... Quindi, in pratica, tu, quando hai iniziato, l'hai fatto indipendentemente dal volere di tuo padre. Sì, l'hai è stata una cosa che basta. Volevo fortemente io. Questa sarà la mia vita per i prossimi 20 e passa anni. Speravo 30, ma insomma,
Ho già fatto una grande carriera. L'hai iniziata a 16 anni? Sì, ho iniziato con il volley a 17 anni, cioè a fare i primi palleggi, perché ho sempre avuto a che fare con un pallone, ma prima, fino a quell'età, nel calcio. Poi sono diventato troppo alto per il calcio, no? Sempre meno adatto, idoneo. E come ricominciò a parlarti il tuo papà? Ricominciò a parlarmi quando iniziano ad arrivare i primi stipendi. Lui si è reso poi conto che quello che volevo fortemente era fare il pallavolista, poi insomma sono arrivati i primi stipendi, ho sempre dato una mano ai miei perché insomma devo tutto, perché insomma mi hanno messo al mondo e niente, ma adesso oggi è il mio primo tifoso, anche se ho smesso da 5 anni, ma in tutto quello che faccio, anche qui in TV, quando in questo momento che mi sta guardando, sta facendo il tifo per me. Grande papà. Grande Pierino e grande Vincenzo. Passiamo a quella che è la tua fede nei figli. Nei figli? Beh, tu hai due oggi figli, io ho due figli. Quindi sei stato figlio, sei figlio e hai due figli e sei diventato genitore. Come è cambiato difficile, molto, questo molto percorso? È molto difficile oggi, eccoli, qui ci stiamo recando dai come nonni. Come si chiamano? Samuele e Nicole. Ci stiamo Samuele recando Nicole. Dai nonni, siamo in aereo perché io adesso sono un papà separato. Ed oggi, insomma, fare il papà è molto, molto difficile perché questi ragazzi oggi hanno tutto, quindi spiegare loro che certe robe bisogna guadagnarsele come ha fatto il papà non è semplice, quindi è un lavoro. Poi, maggior ragione, quando sei separato e hai poco tempo anche per stare... Io mi sto godendo di più i miei figli adesso che sono separato che prima, quando giocavo, perché arrivavo, dovevo subito rifare le valigie per ripartire certo. In un'altra trasferta, ho girato tutto il mondo e gli unici insomma momenti che avevo per stare con loro erano nelle pause estive che duravano massimo 15 giorni. Insomma, io i miei bimbi li vedo 9 giorni al mese, mi sembra un pochino poco per un papà, quindi deve fare forse il lavoro triplo rispetto a quello. Di far rendere questo tempo devo al massimo. Devo farlo rendersi, lo devo brava sfruttare al massimo. Quindi. Senti, qualcuno dei tuoi figli ha sogni sportivi? Sì, entrambi, Samuele fa basket e anche loro un'altezza importante. 1,95. 1,95 a 16 anni. Ups. La bimba ha 10 anni e fa pallavolo, quindi almeno un'altra pallavolista in famiglia ci voleva. Complimenti, Luigi. Grazie. Sei mai rimasto senza respiro, Luigi? Tantissime volte, sì. Più nella vita o nello sport? Più nello sport, ma quelle che, insomma... Le più belle sono quelle nella vita, insomma. Vediamo, Luigi, se riusciamo a farti rivivere questa sensazione di apnea con il nostro scienziato del respiro Mike Maric, campione del mondo di apnea, appunto, che dalla Y-40, la piscina più profonda del mondo, ci spiega come respirano i delfini. Molto interessante. Vediamolo insieme, Mike Maric. Ciao Fede, mi sto allenando nella piscina più profonda del mondo e ne approfitto per raccontarvi come alcuni straordinari apneisti della natura riescono a gestire il loro respiro in immersione. Oggi vi voglio parlare dei miei amici delfini, con cui ho passato tanto tempo con loro in mare. Beh, tra noi e loro ci sono tante similitudini. Innanzitutto loro sono un po' curiosi, un po' tanto curiosi come noi esseri umani. Anche loro amano la velocità. Pensate che riescono a raggiungere picchi di 25-30 km orari sotto la superficie del mare. Inoltre raggiungono profondità abissali che noi esseri umani non riusciamo a raggiungere. Si parla di quasi 300 metri. Sono sempre in movimento, sono molto curiosi, amano il gioco, ma ogni tanto devono riposare anche loro. Pensate che ho scoperto che loro spengono metà del loro cervello e metà del loro corpo. Ebbene sì, dormono in dormiveglia. Questo per stare attenti dagli attacchi di eventuali predatori o squali. Loro sono molto più bravi di noi apnisti perché trattengono il fiato per più di 10 minuti, però come noi ogni tanto devono tornare in superficie e respirare, perché anche loro non possono permettersi di rimanere senza respiro. Eccoci qua, alla grande. Ciao Federica, ciao a tutti, alla prossima. Senza respiro, Mike Maric. Che meraviglia, è poesia. Grande persona perché lo conosco molto bene. E a proposito di questo, lui ti manda un regalo, che è La scienza del respiro, il suo libro, da cui trarrai degli splendidi spunti. È molto divertente, di facile lettura, ma con grandi concetti. Grazie. Gigi, fotoricordo.
E adesso qua approfondiamo le tue esperienze di vita e vediamo volentieri di scavare. Scaviamo. Prima immagine. Partiamo dove da eravamo? Quella più, da quella più felice, diciamo. Dove eravamo? Qui è questa foto qui ad Atene nel 2004. Atene 2004. Questo era un momento, diciamo, uno sfogo mio dopo aver perso la finale con il Brasile, che insomma ci inchinammo davanti ad una, squadra forte, la più forte di tutti i tempi. Io mi ricordo molto bene di quella finale e ricordo anche tre quarti d'ora sul divano in silenzio. Ecco, io passai quei tre quarti d'ora a piangere, perché quando in una finale hai così tanta voglia di vincere. Poi quello fu un percorso per noi bellissimo, fino a quella partita lì dove iniziò bene con il primo set vinto, poi insomma il Brasile aveva una marcia in più in quell'anno lì. E quello fu uno sfogo, ma mi coprì per non dare un'altra soddisfazione a questi, ai brasiliani, che in quel momento non mi stavano poi così simpatici. Credo a nessun italiano in quel momento, lo sai, Gigi. Ed è, insomma, è un momento che ricordo con piacere. Prossima foto. E qua? E questa invece è un momento bello. Quindi passiamo da un momento brutto, che poi insomma alla fine... Era lo stesso anno, giusto? Neanche l'anno dopo. L'anno dopo, 2005. Questi sono gli europei nel 2005 a Roma, dove insomma vincemmo davanti a un pala euro imballato di gente, parliamo di oltre 15.000 persone in quel palasport. Che meraviglia. Con tanti bei numeri anche in Rai, perché questa partita andò in Rai e ci fu tanto Cosa ascolto. Ti ricordi di questa giornata? Ma ricordo che questa partita qui fu il momento in cui iniziò la nostra popolarità di alcuni lì in quel gruppo, non di tutti. Parlavo di me, di Cisolla, di Alberto, il ragazzo il numero 8. E da quel momento in poi questa squadra iniziò a lasciare, ad entrare nel cuore di tanti tifosi. Sì. E quindi... Si perde ma con dignità ed è sempre una vittoria. Sempre. Prossima infatti. Foto. Oh, che meraviglia, eccoli qua. Sì, futuri uno... campioni, tua figlia ha già un pallone d'oro in mano, attenzione. Sì, quel pallone lo diedi a loro perché se lo meritavano. Comunque sono Raccontaci. Le mie due medaglie, diciamo, d'oro che mi mancano, ecco. Sì, fu un momento in cui mi consegnarono questo pallone che rappresenta il miglior centrale dell'annata. Mi piace come lo dici così, sai, mi hanno consegnato questo pallone d'oro che rappresenta il miglior centrale dell'annata. Credimi, ne ho tanti, e insomma esserlo nel campionato italiano, che insomma che sai benissimo, è il campionato più forte del mondo, quindi vuol dire che essere tra i più forti al mondo in quel momento lì, ho avuto la fortuna di ricevere quel pallone per diversi anni. Quindi, quando l'hanno visto i tuoi bambini? Loro insomma una gioia pazzesca, lo si legge anche nelle loro facce, ma alla fine insomma quell'oro lì rappresenta, io ho scelto questa foto perché la mia medaglia più importante sono loro due. Energia, tu sei un uomo carico e pieno di energia e quindi adesso è il momento di energia vitale. Energia vitale, Luigi, quindi è lo spazio che Egeria Energia ha pensato per gli atleti, perché crede nel gioco, nel fair play, ci sono tantissime situazioni che conosceremo e soprattutto si occupa di dare energia alle aziende, nello stesso modo in cui tu ci spiegherai come gestisci le tue energie, ovvero hai un 100% da completare con le voci famiglia, lavoro, sport, svago e una voce libera. Cominciamo. Famiglia, percentuale. Allora sì, con la famiglia, come ti dicevo prima, vorrei dedicare una percentuale molto molto alta,
quasi vicino al 50, ma non posso perché insomma per quel poco che posso fare adesso è un, diciamo, un 20%. Lavoro? Direi un 25%, anche perché vorrei ad anno nuovo far partire una mia accademia, la Mastro Academy, in cui si terranno, insomma, terrò dei veri e propri corsi di specializzazione nel ruolo dei centrali. Quindi, visto il mio bagaglio, diciamo, di esperienza, tecnico, di esperienza, sì, di tanti anni dedicati a questo sport, quindi perché non metterli a disposizione di tanti ragazzi giovani che vogliono e che fanno il mio stesso ruolo. Così dovrebbe essere lo sportivo nel cuore. Bravo Luigi. Grazie. Percentuale dedicata allo sport. Direi un 30%. E arriviamo al 75%. 75%. A questo punto ti avanza svago e una voce libera. Svago un 20%. E siamo a un 95%. 95% la voce libera, che può essere... Cosa ci metti? Ci metto dentro, sì, questo restante 5, che è un momento che dedico, se si può trasformare, diciamo, in energia sprecata, ma in tempo che dedico a, come dicevo prima, ai miei social, perché io sono molto social, quindi un 5% lo dedico tutti i giorni. Bravo. Anche perché, insomma, i tanti appassionati e fan che ancora oggi mi seguono hanno modo di farlo in maniera più quotidiana, modo, sì, e sì, cerco di, umana, di renderli un po' più presenti a tutto quello che faccio. E adesso vediamo di emozionarci con i brani di My Music. Luigi, la nostra Mimì Sarà Band con Alessio, Matteo, Raffaele, Thomas e la nostra Claudia pronti per i tuoi brani. Ci siamo? Io sì. Prima canzone. We are the champions, my friend. We are the champions. Devo dire che è ricorrente in voi sportivi, ma ne capiamo anche il motivo, ma ognuno ha la sua storia. Qual sì, è la tua? La mia, io insomma ricordo volentieri, mi piace ricordare questa canzone perché è legata ad un momento del 99, quando al ritorno da una trasferta dove con la nazionale vincemmo la National League, oggi si chiama così, ma ai tempi era la World League. E arrivai a casa e mi trovai, insomma, alla casa imballata di parenti, di amici, insomma, alla fine anche il salumiere era diventato parente perché, insomma, tutti insieme lì a far festa e a cantarmi questa canzone. Fu la prima dobbiamo volta. Dobbiamo salutare però Mottola. Salutiamo gli ovviamente di Mottola. Mottola, perché sennò poi quando arrivo lì... Viva la Puglia! Viva la Puglia, da Mottola! E si arrabbiano se non li saluto in queste occasioni. Comunque vi aspettiamo tutti in studio, quando volete. Tutti così in studio c'è spazio. Quindi ricordo volentieri quel momento con questa canzone qui, poi l'ho sentita tante altre volte dopo, perché quella fu la mia prima vittoria, ma vedere anche insieme a me i miei genitori, le mie sorelle, commuoversi, perché insomma per loro io ho fatto chissà cosa, ma in quel momento io mi rendevo conto pochissimo di cosa avevo vinto, ma per loro è stata, cioè, quella vittoria è stata più importante per loro che per me. Ma non perché non avesse importanza, perché era una semplice World League, che detta proprio è come vincere un mondiale, ma il proprio figlio in nazionale arriva con una medaglia d'oro dall'Argentina, quindi insomma fece più effetto a loro che a...
a me stesso che in quel momento sapevo che dovevo ancora vincere tanto. Solo per questo. All'inizio. Chiederò all'inizio. Prossima canzone. Non è mai stato subito. Non è mai stato facile. Anche l'amore è un treno da aspettare. Se arriva in fondo al cuore, lascia che sia una favola mia. Adesso che le mie parole fanno solo rumore, rumore, rumore. La vita è bella e unica. La inventi tutti i giorni. Sputo no, prego, e scelgo un sì, prego, potresti farlo anche tu. Non è mai stato facile, la bravissimi. Molto, molto bravo. Questa canzone, devo finirla, sì? Perché il pezzo che mi piace di più di questa canzone è quando dice la verità è che nessuno ti regala niente. E devi sempre, sempre lavorare, lavorare duro. Per non uscire dal giro, ecco, questo è il momento che amo di più di questa canzone, perché alla fine nella vita di uno sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni, anche chi non fa sport, bisogna sempre lavorare tanto per ottenere qualcosa, che c'è sempre qualcuno pronto a prendere farsi il tuo strada. Posto. Ecco. Quindi nei momenti, diciamo, più bui della mia carriera e anche della vita di tutti i giorni, anche ancora oggi quando sto con i miei figli, mi piace cantare quel ritornello lì in mente per venire fuori da questi momenti qui. Ultimo brano, Gigi. E quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia la vita, Venditti. Bellissima canzone. Bellissima, anche sì. In questa vorrei cantare un pezzo. Vai. Che rappresenta un po', rispecchia un po' anche la prossima la mia volta vita. Ti mettiamo con la band. Sì, l'avrei cantata volentieri anche insieme a loro. Quando dice: mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, mio padre e mia madre mi volevano dottore. Questo è un po' il discorso che mi ha fatto iniziale, che i miei mi volevano poliziotto, ma io alla fine ho fatto una scelta di vita che era quello che volevo in quel momento, quello che amavo di più. Grazie. Gigi, tu hai delle mani importanti, delle mani importanti. Come te la cavi, oltre alla pallavolo, con queste mani importanti, con il fai da te? Chi lo sa? No, mi piace, sono abbastanza attivo anche nei lavoretti in casa quando ce n'è bisogno. Attenzione, perché adesso ti mettiamo alla prova con tra il dire e il fare, Brico Ferre Black & Decker. Andiamo, Luigi. Andiamo. Ed eccoci, Gigi. Eccoci qua. Il nostro spazio, Black & Decker e Brico Ferre. 60 secondi per te per sfidare i tuoi predecessori. Come vedi, il bomber del nuoto azzurro, Marco Orsi, è in testa con 10 fori e viti. Quindi hai 60 secondi per fare il maggior numero di fori e mettere il maggior numero di viti con i nostri attrezzi Black & Decker. Numeri importanti, vedo. Numeri importanti. Guarda che so che hanno fatto anche delle scommesse, quindi mi raccomando, comportati bene. Senti, velocemente, Black & Decker ha recentemente lanciato una nuova gamma di trapani a filo compatti ed ergonomici, vero o falso? Vero. Bravissimo. Il sito di Black & Decker è www.blackanddecker.it. Ovvio, vero. Vero. E quindi troverete lì tutte le offerte di Black & Decker. Attrezzati, sicurezza massima, guanti, non so se ti entrano, però, caspita ragazzi. Sono... Proviamoci. Vai. Ci proviamo. Una misura importante quella della tua mano. Altro poi... Gli occhiali,
E poi rivediamo la nostra classifica, Amelia 7, De Marco 4, di fare meglio, ma... certo, Di Martino 6, il bomber del nuoto azzurro 10, la Ferretti 8, Tacchinardi 9 al secondo posto, adesso vediamo se tu ce la fai a sorpassare proviamoci. I 10 fuori Viti. Allora. Il cronometro è pronto, occhiali, sì, ci teniamo alla sicurezza, ci mancherebbe, pronti? Andiamo, 3, 2, 1, via! Vai, vai Gigi! La grinta! La grinta di Gigi Mastrangelo, anche preciso però ragazzi, molto preciso e veloce. 50 secondi ancora. Bravo Gigi, intanto Gigi ha fatto dei buchi e sta mettendo le viti. Si muove in sicurezza. Bravo, bravo Gigi, vai. Preciso, ragazzi, molto preciso. 35 secondi ancora per Gigi. Vai Gigi, il mastro che fa, il mastro. Vai! Vai. 25 secondi ancora per te. 24. Ancora altri buchi. Vai Gigi, qua. Attenzione che forse sorpassiamo anche il nostro bomber. Altre viti ancora per Luigi. Siamo a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Ma ragazzi, grande! Mannaggia! Grande! Allora, vediamo un po', vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mezza! Un fantastico pari merito! 10, anche qualcosa in più però, quella mezza, dai, noi ce la ricordiamo! Ricordatevi. Allora, con il nostro bomber, anche Mastrangelo, 10! Ragazzi, l'anno scorso però... Molfetta ha fatto 11, un è un record mezzo, da battere. Un 10 e mezzo ci potrebbe mettiamo anche un 10 stare. Più per ricordarcelo. 10 più, grazie. Quindi al momento sono prima in classifica. Sei a pari merito con il bomber, siamo onesti anche noi. Vabbè, okay. Abbiamo una piccola sorpresa per te. Sei davvero? Sì. Emozionante? Vieni. Luigi carissimo. Grazie innanzitutto per essere stato nostro ospite, davvero il lato umano di uno sportivo ce l'hai dimostrato ampiamente tutto. Senti, cosa consigliamo ai ragazzi che ti guardano con ammirazione e le ragazze vogliono fare il tuo sport? Beh, mi sento, sì, ai tanti giovani che si vogliono avvicinare al mondo del volley e non solo, perché insomma lo sport è bello tutto. Di metterci tanto cuore e tanta passione in tutto quello che si fa, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni. Quindi il volley è un bellissimo sport, ma se vi piace metteteci tanto cuore, perché prima o poi i risultati arrivano. Bravo Gigi, grazie. Noi non ti mandiamo a casa senza un ricordo di Solo Chi C'ha Fede, quindi direttamente alla Giordania il nostro caricaturista Ila Lashur ha mandato un pensiero che ti ricorderà di Solo Chi C'ha Fede. Eccoti qua. Wow, Gigi Mastrangelo, guardati. Bellissimo. Meraviglia. Bella. E allora Luigi, vieni qua, perché insieme... No, perché devo guardarti così. Insieme vi diamo appuntamento alla prossima settimana, venerdì, Sport Italia, 22:30-22:40, con Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. Avete sentito che storie? L'uomo dietro lo sportivo. Ci vediamo venerdì, 22:40, Sport Italia. Ciao! Solo Chi C'ha Fede. Solo Chi C'ha Fede. C'ha fede, solo chi 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 c'ha fede.